Ciao amici, oggi sono qui al Nugget Creek, un torrente segreto con buone possibilità di trovare del bell'oro. Sono qua in compagnia del famoso Matteo Berto, che ci ha ospitato, e dell'amico Gaetano, il famoso cercatore di Marte. A dopo, ciao a tutti! Là c'è il bedrock, ok? La parete scende e sostanzialmente il fiume va a erodere il bedrock stesso. Qui a sinistra, dove siamo noi, c'è stata, diciamo, barra ghiaiosa, ci sono dei ciottoli anche, talvolta dei massi. Come noti il fiume curva e di fianco erode e qui deposita, tipico, è come nei fiumi grandi, qua funziona in stessa maniera. Con la differenza che queste rocce sono molto interessanti perché dentro hanno delle vene, e di solito dove ci sono vene nelle grafiti, queste fanno una sorta di roccia trappola per loro. Non abbiamo ancora capito però se l'oro arriva effettivamente da quelle vene o no, perché non l'abbiamo trovato nelle vene, quindi non lo sappiamo. Cioè la prova del 9 sarebbe vedere che quelle vene, spaccandole, frammentandole, macinandole, dentro ci fosse l'oro effettivamente, ma oro non abbiamo ancora trovato. L'oro c'è sia nei sedimenti che ha attaccato il bedrock, però il 99% è attaccato al bedrock, addirittura non è solo sopra il bedrock appoggiato, ma è addirittura dentro, quindi bisogna grattare i primi un paio di centimetri. Lì è già fatto lì nel... No, nel fiume non abbiamo ancora cercato né trovato niente, ma non vuol dire che non ve ne sia, e bisogna controllare. Queste qua sono tutti sempre grafitocisti che si smonterebbero nel momento in cui uno li lavorasse come si deve, logicamente. Il micacisto grafitico è questo, sostanzialmente un micacisto composto principalmente da grafite, ed è la stessa che poi si fanno le matite, sostanzialmente. Sì, sì. Proprio questo posto per la prima volta abbiamo notato quasi subito che in mezzo ai sedimenti ci sono dei pezzi di vena molto rossi, quindi ferro. Esatto, qua si è spaccato dove c'è un'amica, anche qua. Comunque sono queste vene di quarzo molto molto ossidate, molto molto ferrose. E più tanto che dobbiamo trovare questi pezzi qui, rossi, qua di fianco. Ok. E poi ci siamo alzati e abbiamo visto questo. E quello è molto interessante, quelle vene là che corrono. Queste vene qui, vedi qua c'è proprio una vena rossa, tutta sbriciolata, composta da quarzo rossiccio, probabilmente i ciottoli che abbiamo visto poco sotto. E corre, vedi che proprio corre dentro il muraglione, va dentro, e qua devo poi ancora lavorare, vedi che là anche affiora. E questa roba qua è molto vecchia, perché vedi che lì sopra ci sono i sedimenti fluviali antichi, sì, che gli poggiano. Quindi, conclusione proprio della storia, ci siamo detti, cavolo, l'oro che c'è lì poco sotto magari arriva dall'erosione di questa roba qui, che alla prima curva depone sulla destra. Però di nuovo qui di oro non abbiamo ancora trovato. Ok, la zona che ho deciso di fare io è questo tratto qua, questo punto qua. Qua c'è questo bedrock e quindi spero che qua si sia accumulato qualcosa. Quindi io scaverò qui, passerò col meter in quelle crepe lì e vedrò se trovo qualcosa. Mentre i miei soci, ognuno ha già scelto la sua zona. Si chiacchiera, si parla del più del meno, intanto si cerca un po' d'oro. In un anno ho fatto 50 pezzi. Lui è il cercatore d'oro di Marte, per chi se lo ricorda. Buongiorno. Lui è il famoso Matteo Berto. Fagli vedere sto puntino, dai. Guarda una bella inquadratura qua. Ne devi parlare però, eh. Cosa ti devo dire? Aspetta, fammela trovare, se no. Fatemela trovare un attimino.
Guardalo. Un piombino. Cosa è piombino? Eccolo lì. Ma c'è solo quella? Sì, sì. Strano, no? Mi sa che è solo questo. Aspetta. Quella. Se parli mi avvicino. È bellina, eh? La vedi sul nero? Là. Sì, e poi ce n'era un'altra che si è là sparita. Adesso poi anche a vuoto. Una qua sul... vedi quella, poi vedete bene. Ma ce n'è molto di più, ho già visto scendere. Allora, questa è la mia canalina che uso spesso. È una canina molto semplice, fatta in inox, la scocca. Qua c'è un elemento che tiene giù il tappetino di cattura. E tappetino, questo tappetino qua, un Dream Mat di importazione statunitense. Arriva dagli Stati Uniti. Mettendo un po' di sedimento, il sedimento aurifero corre lungo il tappetino e lungo queste aree ci sono dei vortici. L'oro è pesante e va a depositarsi nelle trappole. Per esperienza la maggior parte dell'oro si ferma nei primi 5-10 cm e il resto della canalina rimane invece di sicurezza. Una canina così è molto bella perché si piazza facilmente e inoltre trattiene anche bene, però non bisogna esagerare con l'acqua e né con l'inclinazione. Questa canalina serve per fare prospezione, quindi invece di utilizzare il piatto, nel mio caso, tendo a usare la canalina. L'attrezzatura che uso io sarà la piccozza, il palottino e la scoppetta per il bedrock, visto che qua si arriva facilmente giù sotto, quindi fermo così. Poi secchio classico, un setaccio e la bacca. La giornata continua, sta andando bene, abbiamo già trovato le prime pagliuzze, piccole pipitine. È stato il mio lavoro. Adesso stavo pulendo con la spazzola bene questa zona qua. Butto il materiale qua dentro e poi col pallottino lo raccolgo. Raccolgo e lo butto dentro nel secchio dove il setaccio e poi butto via il materiale. E vado avanti così, tutto di batties. Ci vuoi raccontare cosa stai facendo? Sto ripulendo il bedrock alla ricerca di qualcosa incastrato. Boh. Tu Matteo invece cosa stai facendo? Sto rubando il sedimento a Gaetano che ha appena passato il vedro. Questo si chiama giusto un lavoro di squadra. O furbizio. Per me è lavoro di squadra qua. Vedi? No, anch'io sto passando in rassegna questo bedrock alterato. Vedete che ha questi colori rossicci rugginosi perché le pepite d'oro, le pagliuzze, i granuli vanno a concentrarsi proprio lì, essendo molto pesanti. È roba molto vecchia probabilmente. E vedete che qua c'è una depressione e qui potrebbe essere una trappola per l'oro. Per l'oro chi? L'oro L'apostrofo. Dai, stanno di qui. Ora proveremo a fare qualche assaggio da questa vena di quarzo. Qua e anche lì c'è qualcosa. Beh, comunque proverò qua a fare qualche assaggino, vediamo. Allora adesso vedremo questo quarzo, questa venatura di quarzo, se presenta dell'oro. E il video si conclude così. Devo ringraziare i miei amici e compagni d'avventura. Se il video vi è piaciuto, vi piace il mio canale, iscrivetevi, attivate la campanellina per le prossime mie avventure e dei miei soci. E un saluto a tutti, alla prossima, ciao ciao.